Raggiungere la neutralità climatica al 2050 non sarà di certo un'impresa semplice, ma è necessario agire subito per vincere la sfida. Non mancano dal canto loro le città impegnate in prima linea nel processo di decarbonizzazione e tante la volontà di raggiungere i target sfidanti dell'UE. Ne è un esempio il Patto dei Sindaci, un'esperienza lanciata nel 2008 dalla Commissione europea per coinvolgere le città firmatarie nella lotta alle emissioni di gas serra, con la presentazione di PAESC idonei, i piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Un progetto che ha raccolto grande adesione in Italia con la partecipazione di 4.608 comuni, patto che però deve essere aggiornato, fa sapere Doronchi, alla luce dei nuovi target europei del meno 55% di emissioni al 2030, della neutralità climatica al 2050 e in vista delle riforme che saranno messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si è capito molto bene che la volontà di partecipazione in Italia è stata molto ampia. I PAESC un po' più limitati, i risultati sempre più bassi. Non che non ci sono stati, ci sono stati, ma c'è bisogno di un rafforzamento del supporto tecnico e del supporto all'accesso delle risorse per fare il salto di qualità. Un impegno, quello della Commissione europea, che non si ferma neanche davanti alle difficoltà di tipo tecnico-amministrativo che sembrano caratterizzare il patto dei sindaci sul fronte Italia. Nasce infatti il Green City Accord, lanciato dall'UE, che impegna i sindaci firmatari delle città europee ad affrontare 5 principali aree di gestione ambientale: aria, acqua, biodiversità, economia circolare e rumore. Ad oggi sono 33 le città che hanno aderito, di cui solo una italiana. Un quadro dunque che mostra anche in questo caso profonde criticità da parte del paese. Rispetto ai 10.000 del patto dei sindaci, noi abbiamo una quarantina di città che hanno aderito. Vedo che c'è solo una città italiana, Cesena. Sono contenta di sapere che questo network in qualche modo sosterrà questa iniziativa. C'è un grande interesse da parte dei portoghesi e non so perché. Il progetto va avanti e vediamo dove possiamo arrivare. E allora a che punto sono le città impegnate in prima linea nel processo di decarbonizzazione? A fare il punto della situazione, i dati emersi dal rapporto ISPRA per il Green City Network, secondo il quale, rispetto al target di riduzione di emissioni del 20% al 2020, il 29,3% delle città italiane aderenti al patto dei sindaci risulta fermo alla sola fase di adesione, il 48,8% ha presentato un PAES e il 21,9% ha avanzato almeno un rapporto di monitoraggio. Non migliora la situazione rispetto al target del meno 40% di emissioni al 2030, i cui numeri purtroppo sono ancora limitati. 323 comuni sono fermi alla fase di adesione, 325 hanno presentato un PAESC e solo 89 hanno inoltrato almeno un rapporto di monitoraggio. C'è stata una certa difficoltà da parte dei comuni di fascia di taglia piccola, in particolare vedete qui rappresentano i comuni con popolazioni sotto i 3.000 abitanti, nell'aderire all'iniziativa. Quindi questo già suggerisce un collegamento anche con la complessità organizzativa dei comuni stessi, ad esempio in termini di personale, di competenze tecniche e via dicendo. Criticità che però sembrano coinvolgere anche grandi città come Napoli, dove si sta investendo in progetti di contrasto alle emissioni inquinanti in atmosfera, con misure come il Green Public Procurement, ovvero gli acquisti verdi della pubblica amministrazione, che hanno richiesto però un importante impegno sul fronte della formazione tecnico-amministrativa. Abbiamo promosso formazioni per i dirigenti per il GPP. Era importante perché i dirigenti comunali, funzionari comunali da tempo non veniva somministrata delle attività di formazione. Molto apprezzata, formazione gratuita che abbiamo fatto grazie ad una rete di stakeholder, e questo ha messo in piedi anche, come dire, un aggiornamento di quelle che sono le nostre centrali di committenza per accedere ad acquisto e per accedere anche a delle future gare che abbiano nei propri disciplinari tecnici dei cosiddetti criteri ambientali minimi.